Ciao, nel video precedente abbiamo visto come realizzare un setup con texture e flusso di lavoro PBR per ottenere eh, questo risultato, partendo da un modello che si può scaricare acquistandolo su i Marketplace. Eh, un modello che ho realizzato io, vi metto il link in descrizione, qualora foste interessati a guardare questo o altri modelli che, che ho messo in vendita. Um, eh, oggi vediamo come... Lavorare con texture PBR differenti, quindi impacchettate in maniera differente. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che mh, spesso e volentieri, quando si lavora con soprattutto i game engine, dove è richiesto eh, un'ottimizzazione estrema di tutti gli asset e di tutte le risorse per cercare di. Uh, riuscire a gestire meglio l'enorme mole di dati che viaggia insieme ovviamente a un prodotto confezionato con un game engine, si cerca di tirare all'osso tutto. Un modo molto intrigante di confezionare le texture in forma ottimizzata per i game engine è quello di impacchettare le informazioni tra di loro in modo da ottenere, um, come dire, più informazioni in meno file. Vediamo come funziona. Specificamente per questo modello, se l'ho acquistata dal Marketplace, dovreste trovarvi un attimo che vado su, su, su shading, ecco qua. Dovreste trovarvi con un pacchetto di texture di questo tipo. In particolare vedrete che sono solo quattro texture che hanno questi nomi: Base Color, Emissive, Normal, Occlusion, Roughness, Metallic. E adesso capiremo come è possibile ottenere lo stesso risultato che abbiamo visto nel video precedente, dove avevamo utilizzato la bellezza di uh, qui un 3, 6, 7 texture. In questo caso ne abbiamo solo 4. E tra l'altro con un'informazione in più che dall'altro lato non avevamo, che è l'occlusion. Ora come funziona? Vediamolo subito. Vediamo. La teoria su PBR l'abbiamo già affrontata nell'altro video, quindi qua andremo un po' più spediti. Rimpiccioliamo un pochino, facciamo spazio. Qui abbiamo il nostro modello. E ehm, ora, teniamo buono il principled BSDF, cancelliamo tutte le texture che abbiamo importato l'altra volta. Cancio, via. A questo punto, rimportiamo le texture nuove un po' alla volta. Partiamo da, boh, uguale. Partiamo da base color, importiamo base color e in questo caso non c'è una grande differenza rispetto al flusso precedente, eh, nel senso che color si collega a base color e automaticamente, come già sapete, come già abbiamo visto, ci dà le informazioni del colore della superficie. In questo caso però c'è una differenza rispetto al precedente. Eh, in questa texture, oltre ad aver pacchettizzato le informazioni di colore, sono state impacchettate dentro anche le informazioni relative alla trasparenza se io vado a vedere questo che è questa texture che ho appena caricato vedete che ci sono alcuni punti dove si può notare questa griglia questa scacchiera sul, sullo sfondo vuol dire che stiamo guardando attraverso dei buchi nella texture dove quello che questa scacchiera è la trasparenza è lo sfondo del, del programma quindi ci sono dei punti di questa texture che non sono coperti da delle informazioni di colore, ma sono completamente trasparenti. Quindi, la famosa mappa alfa che abbiamo visto in precedenza, in questo caso non c'è perché le informazioni della alfa sono già incluse nella mappa del colore. Quando è così, è sufficiente prendere la nostra alfa e collegarla al nodo alfa del Principled BSDF. E come in precedenza vediamo che la nostra retina Rappresenta la trasparenza correttamente senza problemi. Ora, ehm, ricordatevi che io sono partito dal file eh, così come lo abbiamo realizzato nel video precedente, quindi ero già andato in tab dei materiali, nel materiali del nostro oggetto, in questo caso Mic per il mio, e nei settings avevo attivato come blend mode alpha hash. Importante perché se non lo fate, di default è su Opac e quindi non viene gestita la trasparenza. Quindi bisogna attivare in Blend Mode Alpha Ash per avere la trasparenza. Passiamo alla texture successiva. Emissive. Anche in questo caso niente di nuovo. L'emissive è qualcosa che già abbiamo visto, che già conosciamo, contiene le informazioni di colore della luce emessa da alcuni materiali. Lo colleghiamo al nodo Emission e con la strength possiamo regolare l'intensità della luminosità. Poi abbiamo le normal, anche qui abbiamo già imparato a conoscerle, niente di nuovo, quindi per le normal si segue sempre lo stesso approccio dell'altra volta, si collega il nodo color a color del normal map, normal map a normal, e ovviamente è un non color perché le normal abbiamo imparato... Che contengono le informazioni su, eh, diciamo, su mh, mh, potenzialmente una finta geometria, nel senso che rappresentano una eh, deformazione, un'asperità, una geometria superficiale che potrebbe non esistere davvero nel modello, ma esiste solo in quanto mappata in un pacchetto di informazioni che rappresentano delle coordinate spaziali. Detto questo. Rimane, ecco la vera novità. L'ultima mappa, che è questa, la mappa che rappresenta metallic, eh, occlusion Metallic e eh, Roughness. Allora, questa è la vera novità. Se andiamo a vedere come è fatta questa texture, mh, eccola qui, vedete che è una mappa tutta colorata di colori sgargianti. Questo tipo di mappa in realtà contiene non colori. Ma informazioni che poi, ovviamente, in forma di immagine sono rappresentati come colori, ma a noi non interessano come colori, ma come informazioni, quindi sicuramente non sarà da utilizzare un color space sRGB, ma un non color. Questa mappa si chiama appunto um, Occlusion Roughness Metallic o. RM. Quando sentite parlare di texture ORM, Occlusion, Roughness, Metallic, vuol dire che i canali RGB di questa immagine conterranno in realtà delle informazioni ognuno, quindi il canale R per i fatti suoi, il canale G per i fatti suoi e il canale B per i fatti suoi, conterranno delle informazioni da 0 a 1 rappresent rappresentanti. O Occlusion eh, R Roughness che abbiamo visto essere questo campo, e eh, m metallic che è quest'altro campo. Come si fa a estrarre da questa texture queste informazioni? Molto semplicemente facciamo un po' di spazio, tiriamo il campo color, nel pop-up di ricerca che viene fuori andiamo a cercare separate e facciamo separate rgb. Tac, eccolo qua. In questo modo l'immagine che viene fornita a questo nodo separate viene scomposta nei tre canali di colore rosso, verde e blu. Adesso ognuno di questi rappresenta una serie di informazioni da 0 a 1 e sappiamo già che in ROSR R c'è la um, R c'è la O che, ricordatevi ORM la sigla della texture ORM occlusion roughness metallic quindi O è la prima va nella R quindi occlusion. Um, R la roughness va nel secondo campo, in questo caso sarebbe il G, e M, metallic, va nel terzo campo che è B. Quindi cominciamo a collegare metallic a metallic. Roughness a roughness. E l'occlusion, come facciamo che non c'è un campo occlusion nel nostro principal BSDF? In realtà l'occlusion non è nient'altro che un'ombra generata sulle parti dell'oggetto che si ombreggiano tra di loro per vicinanza eh, queste ombreggiature alcuni motori le, le calcolano altri no eh, nei game engine in genere è a un costo computazionale far calcolare l'occlusion e quindi in genere si preferisce caricarla come mappa sull'oggetto eh, piuttosto che fargliela calcolare dinamicamente vediamo come si fa anche in Blender Molto semplicemente, dal nodo color del base color, tiriamo un filo, andiamo a cercare mix, cerchiamo un mix, eh, ovviamente metteremo il color nel campo color 1, quindi base color va in color 1 del mix rgb. Invece l'occlusion va nel color 2 del mix rgb. Questo mix lo impostiamo in realtà su un valore che è multiply. Non posso stare a spiegare tutti questi filtri, ce ne sono tantissimi. Prendetelo per ora per buono e spostiamo il factor su 1. Color, lo mettiamo in Base Color. Ok? Quindi non so se è stato chiaro, lo ripeto. Prendo il mio Base Color, prendo un mix RGB, un nodo Mix RGB, il Base Color va nel color 1, il campo. R separato della mia ORM, quindi l'occlusion, va nel campo color 2. Imposto il mix RGB su multiply con factor a 1. Cosa sto facendo? Sto dicendo: prendi i colori della base color, moltiplicameli. Per questa informazione che arriva in color 2, che è quella dell'occlusion. L'occlusion contiene solo informazioni, come dicevamo, da 0 a 1. Cosa succede? Facendo così, noi andiamo a scurire o schiarire il color in base alla mappa dell'occlusion. Il risultato lo andiamo a mettere in base color e abbiamo l'occlusion applicata. Ed ecco qua che in 4.48 abbiamo lo stesso identico risultato che abbiamo visto ottenuto. Con le sette texture PBR in precedenza e in questo caso gestito velocemente solo con eh, voilà, 4 texture. Ora c'è una piccola nota che mi sono dimenticato di riferire ehm, nel video precedente, ne approfitto per farlo adesso, e riguarda le normal. Purtroppo non esiste un unico standard per la definizione della mappa delle normal. Ce ne sono due eh, e dipendono dalle librerie grafiche sottostanti al sistema che le vanno a interpretare e renderizzare. Uno è lo standard DRX DirectX, scusate, DirectX non sono pratico perché non uso quasi mai Windows e l'altro è lo standard OpenGL. Ora Qual è la differenza tra le due? Se andate a rivedere eh, quello che abbiamo fatto con il nodo. Um, vediamo un po', posso magari farvelo vedere con una, uh, un esempio pratico. Uh, facciamo così. Allora, datemi un secondo, vi faccio l'esempietto pratico. Uh, Shift A, uh, beh, texture image qua. E andiamo a prendere una che sarà ancora caricata, che è la vecchia mappa delle Normal, quella che abbiamo appena tolto che viene dal vecchio video PBR. Ok, se collego questo al mio Normal Map, come vedete si disconnette quella nuova. Guardate ad esempio queste iconcine. Come potete vedere, sono in rilievo. Se io collego questo. Avete visto? Guardate per esempio questa doppia X, questa doppia freccetta. Vedete che qui l'ombra è in alto ed è scavata. Eh, questa icona non è più in rilievo, è scavata dentro. Se io ricollego la texture vecchia, adesso sembra in rilievo e l'ombra è sotto. Perché questa differenza? Perché in un caso la normal sembra in rilievo e nel secondo caso la texture nuova l'ombra, cioè l'iconcina sembra scavata. Adesso togliamo pure la texture vecchia. È colpa di questo standard DirectX piuttosto che OpenGL. Nel caso delle texture PBR singole eh, erano state esportate con lo standard OpenGL. Queste qui invece impacchettate sono state esportate con lo standard DirectX e questo causa questa differenza. Nulla di grave, doveste notare che quando applicate le Normal non sono corrette, e lo notate subito perché quello che dovrebbe essere incavo in realtà è sporgente, quindi vi accorgete da quello, semplicemente sapete che dovete fare questa manovra: prendete le Normal, tirate il filo dalla texture delle Normal. Anche qui dobbiamo fare un separate RGB esattamente come abbiamo fatto per eh, l'ORM. In questo caso però noi stiamo separando delle informazioni, informazioni come vi ho detto le normal, la mappa delle normal contiene informazioni tridimensionali, quindi in realtà questo rappresenterà il vettore X, Y e Z. Se preferite possiamo fare separate in xyz, così magari è meglio che pensarla come colore. Stiamo separando le informazioni in x, y e z. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare oh, sposto un po' più in giù. Uh, Shift A, search, combine xyz, così le ricombiniamo insieme. Quindi la X la lasciamo sulla X e la Z sulla Z, in questo caso non ci sono variazioni. Quindi Z e Z, X e X. Questo non cambia. Qual è la differenza? La differenza è che nel mezzo la Y va invertita, perché la differenza tra i due standard, DirectX e OpenGL, è poi questa. Il fatto che la Y deve essere invertita. Come facciamo a invertirla? Facciamo, tiriamo fuori un filo dalla Y, facciamo Invert, Ops, ho sbagliato, non nel factor, ovviamente, l'invert va fatto sul color. Quindi arrivano delle informazioni e le invertiamo. E quello che risulta invertito lo mettiamo nella Y. Quindi. Spero che sia chiaro quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso la texture delle normal, che sappiamo contenere nei tre canali di colore delle informazioni spaziali, x, y, z, le abbiamo separate nelle loro componenti. Abbiamo mantenuto inalterate x e z, ma abbiamo invertito la y, perché questo ci fa passare da uno standard all'altro, da DirectX a OpenGL e viceversa. Ricombiniamo la mappa delle texture così com'era e la andiamo a passare a color al posto di, cioè scusate, a normal map nel campo color al posto della, della mappa originale. Ora, guardate la nostra freccina qua, l'iconcina delle freccine, guardate cosa succede se ricollego direttamente il, la, la texture al normal map, vedete che l'ombra torna su, l'iconcina è scavata, ora collego il mio nodo ricombinato, L'ombra è sotto e l'iconcina è in rilievo, quindi abbiamo invertito le Y passando da uno standard all'altro e sistemando le normali. Dovesse capitarvi, ora sapete che cosa dovete fare. E questo è quanto. Con questa disposizione in quattro semplici texture abbiamo creato lo stesso identico modello che prima richiedeva di collegare e portare in giro sette differenti texture. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e magari anche di aiuto e vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Tempo permettendo faremo anche un, un video simile dove facciamo vedere come collegare le texture impacchettate ORM anche in Unreal. Vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo nel prossimo video.